Ancora 4 domande, giusto? Sì. No, 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 non l'ho chiesto a te. Conta come domanda. Sì. Dannazione. Rispondi solo quando parlo con te, ok? Sì. Perché hai aggiunto ok alla fine della frase? Non l'ho fatto. Grandioso. Dov'è la vanga? Per la Montergatis. Tu, Korgat? Durante la battaglia, hai visto l'elmo della disgiunzione? Sì, era in possesso del mio capo, Stannard Grimwulf. Ok, bene. E che ci ha fatto Stannard Grimwulf? Quando i cultisti apparvero dalla cima della montagna, eravamo più numerosi di loro, ma il nostro vantaggio non serviva a nulla contro il drago Rhaegor. Questo e corri! Tienilo lontano da Rhaegor a ogni costo! Agli ordini, signore, lasciate! No! Questa è l'ultima cosa che ricordo! Oh, sì, beh. Grazie per l'aiuto. Cerchiamo la tomba di Stannard Grimwulf. Aspetta, aspetta! Non gli fai le ultime 3 domande? A che serve? Ci ha detto quello che sapeva. Beh, non puoi lasciarlo così. Guardalo, poveraccio. Va bene. Qual è il tuo cibo preferito? L'orzo! No, l'avena! Oh, cavolo. Ti piacciono i gatti? Non molto. Ok. Quanto fa 2 più 2? Odio la matematica! Ti senti meglio ora? No. Molto spesso la decisione più difficile che deve prendere un capo è quando ritirarsi. E io ho dato l'ordine. Ordinai al mio signore della battaglia di consegnare l'elmo al nostro cavaliere più veloce, Ben Salafin. Se riusciamo a varcare la cima, possiamo... Oh no, ancora. Era la mattina della battaglia. Uscendo dalla vasca, sono scivolato sul pavimento di pietra. E poi sei andato in battaglia? No, sono morto. Per la caduta. Ma Stannard Grimwulf ha detto di aver dato l'elmo a Ben Salafin. Sei tu, no? Io sono Sven Salafin. Ben è mio fratello. Questo è un incubo. Ben sta bene? Ero ferito e avevo perso il mio cavallo mentre fuggivo dal campo di battaglia. Non ero preoccupato per me. Volevo solo custodire l'elmo. Era un Feian che portava il segno di Zastam. Aspettavo il colpo finale, ma non arrivò. Aveva dei modi gentili. Mi disse che il suo nome era Zenk Yendar. Era fuggito da Zastam e viveva in esilio. Mentre io morivo, mi ha promesso di custodire l'elmo. E non so perché, ma gli credetti. Stai scherzando? Un Feian gentile? Dico la verità. Dici stronzate. Il Theian ti ha mentito e tu sei morto per niente. Lasciamo perdere l'elmo, accederemo allo scherigno in un altro modo. No, ho sentito parlare di Zenk. È un paladino, ha aiutato l'enclave a sconfiggere i chierici di Talos. Anch'io conosco quel nome. Mio zio ha detto che Zenk ha respinto un beholder con una semplice zucca affilata. Una zucca affilata? Qualcosa di affilato. I Theian sono assassini. Fine della storia. Che c'è? Anch'io ne ho sentito parlare. No. Ha combattuto con mio cugino nell'Inorak. Dice che è un bravo uomo. Beh, allora tu va a trovare questo adorabile Zenk e fatevi le treccine a vicenda. Io troverò un altro modo. Qual è il problema? Ha dei precedenti con i Theian. So come ti senti, ma non abbiamo molto tempo. Sarebbe come tradire Zia. Non è vero. Lo faresti per salvare lei e Kira. Ascolta, se Zenk si rivelerà un coglione, lo apro a metà con le mie mani. Che pensiero gentile. Cosa abbiamo da perdere? Qualcuno sa dov'è questo Zenk? Ho sentito dire che lavorava con gli arpisti a Morbrin Shield. Magnifico! Gli arpisti! Che problema ho con gli arpisti? Ha dei precedenti anche con loro. Va bene, andiamo. Scusate,
Sono ancora vivo. Già. Qual è il tuo libro preferito? È difficile sceglierne uno. Era la quinta domanda, giusto? Sì. Se parliamo di libri storici, direi il tomo zannuto di Lycanthusar. Ma questa era la quarta domanda. Ehi? Oh, merda. Thank you.